È un ruolo che ho accettato molto volentieri perché già dall'anno scorso ho avuto il piacere di collaborare con la prima squadra femminile, un calcio diverso dal maschile, però altrettanto entusiasmante. Loro hanno un modo di allenarsi, di concepire il calcio in maniera molto molto professionale, quindi ci tengono tantissimo. Non voglio dire che i maschi non ci tengono, per carità, ci mancherebbe altro, ho fatto calcio maschile per tanti anni, però hanno un modo di trasportarti, di concepire il calcio, che è stato assolutamente per me un piacere accettare questa sfida. Abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva, una squadra che sicuramente venderà caro la pelle, poi per il risultato vedremo, poi aspetteremo le prime partite. Il calcio femminile sta crescendo esponenzialmente, abbiamo visto anche gli europei a livello di nazionali, il livello si sta alzando tantissimo e viene sempre più seguito, sono sempre di più le bimbe che iniziano a giocare al calcio, per cui di sicuro farà la sua strada, farà la sua storia. Ora siamo ancora all'inizio, però ripeto, con l'entusiasmo e la voglia che hanno tutte quante loro, sicuramente arriveremo a un livello importante. E in Italia siamo ancora un po' in ritardo, però chiaramente siamo italiani, poi una volta che partiamo poi sicuramente recupereremo il tempo perso, però bisogna lavorare. Loro la predisposizione al lavoro ce l'hanno tutte, e quindi niente, si parte per questa avventura, siamo pronti, siamo carichi e vedremo.